ci eravamo sentiti un mese fa quando insomma sei arrivato a Teramo. Come valuti il tuo processo di inserimento in gruppo e a livello tattico in squadra? No, il mister e i compagni sono subito stati capaci di integrarmi al meglio, mi sono integrato al meglio, ormai siamo una squadra coesa e questo, i vecchi compagni sono stati in grado di farci inserire al meglio, tutti i nuovi compagni e sto pian piano capendo le idee tattiche del mister. E magari anche respirare l'aria di uno spogliatoio di una prima squadra, visto che comunque provieni dalla primavera, giusto? Che differenze noti? Esatto, no, sicuramente c'è tanto da imparare dai più grandi, dai più esperti che fanno questa categoria da anni o da chi magari viene da categorie superiori, c'è sempre da imparare, ecco. Passo indietro sull'ultima partita, vittoria netta a Isernia 2-0, migliore esordio ufficiale non poteva esserci per il Teramo. Esatto. Come valuti la prestazione della squadra e anche la tua? No, io penso che abbiamo fatto una grande partita, siamo stati capaci di soffrire, che è stato importante per far capire che gruppo siamo e ovviamente abbiamo anche attaccato. E questo fa di noi una grande squadra perché ha fatto vedere anche con i nuovi inserimenti, ha fatto doppietta appunto Pavone che è un nuovo giocatore, ci siamo integrati al meglio e i grandi sono stati capaci, i vecchi compagni sono stati capaci di prepararci al meglio, di capire meglio le idee tattiche del mister. Una vittoria quella di Isernia che vale il passaggio del turno contro il Termoli. L'asticella si alzerà inevitabilmente perché il Termoli è una squadra che l'anno scorso ha fatto un gran girone di ritorno. Esatto, sì, si alzerà, ma noi, come già detto, prepareremo le partite tutte allo stesso modo, che giochiamo contro il Termoli o contro l'Isernia, noi daremo sempre il massimo e ci prepareremo allo stesso modo perché siamo pronti, siamo capaci, siamo una grande squadra e ce la possiamo giocare con tutti senza problemi. Senza problemi.